A Sant'Occhio, il giovedì 1° maggio, la Lucchese lavora e sgobba. Dopo le polemiche di questi giorni, Pagliuca vuole che i suoi pensino solo alla Correggese intesa come avversario da superare sul rettangolo verde. Non mancano però i motivi di preoccupazione per il 38enne tecnico di Cecina, dato che Alibone e Chianese, pedine fondamentali sullo scacchiere rossonero, sono ancora ai margini della squadra. Lo staff medico li segue però ora dopo ora, quasi minuto dopo minuto, perché Alborelli ci devono essere e magari anche in buone condizioni. Fra 72 ore o giù di lì, la partita più importante della stagione e tra le più rilevanti della recente storia della Lucchese. Noi ci stiamo preparando per lottarla, per 97 minuti, fin quando l'arbitro non fischia. È una partita alla quale dobbiamo credere. Dobbiamo credere noi, devono credere i nostri tifosi, dovete credere voi, tutta la società, tutti noi dobbiamo crederci fino a quando l'arbitro non fischia. Questa è la cosa principale. Poi siamo consapevoli che, come lo è stato col Termar Ceccato dove abbiamo vinto, dove lo è stato con la Fortis dove abbiamo vinto sia in casa che fuori, dove è stato in altre circostanze, sono partite difficili, però l'abbiamo sempre spuntata. Quindi questo lato positivo ce lo dobbiamo portare con noi, però ci dobbiamo portare tutti, noi, voi, tifosi, società, che sarà una partita sicuramente tra due squadre importanti, quindi non facile, difficile. Difficile ipotizzare al momento lo schieramento che salirà a Correggio, almeno finché non saranno sciolti i dubbi relativi alla presenza di Aliboni e Chianese. Difficile però vederli in campo entrambi dall'inizio. Qualora i due dovessero farcela, probabile che Pagliuca si affidi alla formazione tipo degli ultimi tempi, coi due esterni under, un 94 a centrocampo, e Caboni e Tarantino in avanti, supportati appunto da Chianese. Il forfè dei due suddetti o anche di uno dei due comporterebbe invece diversi cambiamenti. Manca ancora qualche giorno e allora bisogna solo aspettare.